Dunque, NextChem è parte di un gruppo che ha le sue tradizioni nell'industria petrolchimica, nell'oil and gas e nei fertilizzanti, per cui l'idrogeno è una molecola utilizzata da sempre, oserei dire, per cui non è una cosa nuova. Quello che è nuovo è l'idrogeno pulito, quindi prodotto a partire da rinnovabili o con cattura della CO2. Sicuramente NextChem sta puntando sull'idrogeno verde, sull'idrogeno blu elettrico e sull'idrogeno circolare per una decarbonizzazione profonda dell'industria, soprattutto per il settore dei fertilizzanti, su cui siamo molto, molto concentrati e su cui abbiamo di recente lanciato un'iniziativa per la decarbonizzazione dell'intera filiera, a partire dall'elettrone e arrivare al fertilizzante decarbonizzato. Allora, le parole chiavi secondo me sono due. Una è state of the art e l'altra è challenge interna. Secondo me uno dei valori della Joint Research Partnership è proprio quella di stabilire uno state of the art su un campo in divenire con delle informazioni che non sono banali, spesso perché il dettaglio richiesto è tale per cui l'informazione che si può trovare pubblicamente non è accurata o non è abbastanza, e invece il JRP sta facendo un ottimo lavoro nel stabilire una baseline sullo state of the art per tecnologia, ad esempio la compressione o lo stoccaggio dell'idrogeno. E il secondo invece è la challenge, perché essendo parte di un consesso ampio con varie aziende si arriva ad uno sviluppo a cui non si riuscirebbe ad arrivare se le aziende sviluppassero le iniziative e le soluzioni tecnologiche individualmente.